Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono sempre Katia di Viaggi in Giro e oggi facciamo un altro giretto. Allora, vi informo che la provocazione sui video delle ricette è stata accolta, eh? Abbiamo iniziato piano piano con pazienza, dategli uno sguardo quando avete tempo, presto però, così mi dite se va bene o meno. Allora, bando alle ciance, oggi torniamo a fare un giretto in Salento. La volta scorsa siamo andati a Leuga, Santa Maria di Leuga con il santuario, il faro, eccetera. E oggi saliamo un pezzettino, la stessa costa e ci fermiamo a Gallipoli. A Gallipoli, innanzitutto perché Gallipoli si chiama Gallipoli? Perché sembra che ci fosse stato un po' di chiacchiere riguardo a un gallo che era lì in zona. Comunque la storia ve la racconto nel sito e trovate ovviamente il link qui sotto come sempre. E cosa c'è di bello da vedere a Gallipoli? C'è una torre, l'antica torre Sabea, ancora oggi in piedi lì per fortuna, che serviva proprio per gli avvistamenti classici, storici, come abbiamo visto in varie di queste, in queste varie località del Salento e non. Poi c'è un frantoio molto bello, sotterraneo, un ipogeo, o ipogeo, non lo so, ditemelo voi dove va l'accento. E poi a me è piaciuto molto girare nei vicoletti classici di tutte queste casette bianche, come anche stanno a Vieste, come stanno a Ostuni, di cui poi parleremo anche, no? E tra tutte ho trovato sul lungomare, vabbè, a parte lì il faro con quella sua penisoletta che è molto caratteristica, poi io amo i fari, ormai lo sapete. E la chiesa di Santa Maria degli Angeli, una chiesa, cioè già Gallipoli è così, no? Ma la chiesetta è ancora più piccola ed è molto carina, molto, molto accogliente, cioè è bella, dategli uno sguardo. La sosta è facile perché comunque è molto tollerata, ovviamente nel rispetto della civiltà, questo sempre mettiamocelo bene in testa, perché parcheggiare non significa campeggiare. E altrimenti a circa 3 km ci sono delle aree di sosta. E per raggiungere la città da queste soste, sì, la bicicletta, però è consigliabile un mezzo un po' più, un motorino, uno scooter, insomma, perché solo perché, anche se sono solo 3 km, la strada è transitata e anche velocemente dalle macchine. Comunque, senza arrivare a Gallipoli dalla sosta, ci sono vari negozietti per fare la spesa, tra cui un buon negozietto di alimentari con certe mozzarelle e va bene per non smentirsi, e una pasticceria di fronte con certi pasticciotti. Rendo? Bene, allora trovate il link qui sotto come sempre su Gallipoli e viaggiingiro.it e ci vediamo alla prossima con un'altra città da scoprire e da parlare. Se avete commenti, consigli e se ho dimenticato qualcosa, ditemelo e vi aspetto alla prossima. Ciao e buona giornata!